Reggae. X Factor Crew presenta Regolare, la trasmissione più regolare del web. Alzate i volumi, la crew sta arrivando. Come again DJ. Sul divano stare sempre in sintonia, un battito diverso in mezzo a tanta frenesia, e si vola lontano con un po' di fantasia. Una radio reggae, il sogno della vita mia, e che si senta a nord, a sud e pure in galleria, e che la prendi ovunque un po' tipo Radio Maria, e quando poi l'accendi ti trasmette l'energia. Nessuno che ci crede, lo sai, saremo in tanti. Radio a manette e fuoco dagli altoparlanti, nei supermercati, in tutti quanti i ristoranti. Ragga reggae roots, scandai a tutti ghiaccianti. Non serve né né stereo né Surround. Chiedo solamente che in console ci sia un sound, che al posto di Tiziano Ferro suoni Dennis Brown. Tante cangia asciuta più che fascia come around. Partendo da Tonelli si arriva fino a Sciampa. Suona dub inglese e quando troppo pure ragga. Canta Franky Paul che viene dopo Sizzla. Poi c'è lo sport e le Rizzla. E una radio reggae il sogno della vita mia, sdraiato sul divano stare sempre in sintonia. Un battito diverso in mezzo a tanta frenesia, e si vola lontano con un po' di fantasia. Una radio reggae il sogno della vita mia, e che si senta nord, a sud e pure in galleria, e che la prendi ovunque un po' tipo Radio Maria, e quando poi l'accendi ti trasmette l'energia. Sorrina della Ville pure io ti ascolterei, e ti senti prendo triste quando non ci sei. Grazie a questa radio una giornata torno ok, esce sempre solo reggae quando spingo play. Radio tu mi aiuti, mi accompagni e mi dai pace, suoni della notte piano quando tutto tace. Io squilli dei pull-up, il serato una me piace, spero che milioni tu buonasera, bentornata. Buonasera a tutti quanti, ragazzi. Buonasera. Ok, ci siamo. Un po' di prove tecniche. Oh sì, ancora qua. Si ritorna come ogni giovedì a partire dalle 22:30. Connessi su fusoradio.net per seguire la 34esima puntata di Regolare, la trasmissione più regolare del web. Come avete visto dalla locandina? L'avete vista? Noi ci schieriamo. Sì, l'abbiamo vista la locandina. Noi ci schieriamo secondo la nostra locandina, fatta dal buon grafico ormai risaputo VJ Moto. E come potete aver potuto notare, questa sera manca, c'è una mancanza. Esatto, ragazzi, manca un pezzo della crew. Manca il nostro VJ Pedro, che è ammalicchiato. È assente. È influenzato lui. Lo salutiamo, eh. I primi freddi lui si ammala, i primi caldi lui si ammala, e insomma una mezza sola, esatto. Bene, che si dice, regà? E niente, qua si comincia subito alla grande. In console abbiamo il grande VJ Moto. Una ciunna, facciamolo partire subito. Una ciunna fresca fresca, fatta mi pare oggi o ieri addirittura. Sì, del grande Brusco. È una cosa che da Brusco. E fa sì. Allora ce la puoi rimanere, perché almeno sentono bene un attimino che dice il Brusco. Così capiscono cosa devono fare i prossimi giorni, vai. Il 14 giugno esce Fino all'alba, ossia il mio nuovo CD, ma il 12 e il 13 vado alle urne per votare. Sì. Ora ti parlo e te lo dico come un amico, non c'è un politico ma uno dico di cui mi fido, e mi fa schifo ogni partito. Io identifico il politico come il nemico, ma adesso canto e grido, ossia ti invito ad andare al voto per un buon motivo, e mi dico che mi tocca farlo a me perché non l'ho sentito in giro, l'ho letto solamente su qualche sito. Io a referendum mi arrivo, scrivo, sì, ossia, non nucleare. Se penso che 100 anni fa non c'era il frigo, non ho capito perché puntare sul sistema che c'è di tale che non sarà mai sbaltito. Tutte le storie radioattive, infatti è garantito che ci minacceranno sempre fino all'infinito. Mentre è provato che già esistono sistemi per alimentare il mondo in modo sicuro e più pulito. E poi in Italia dove mischiano cemento e sabbia e non finiscono la Salerno, Reggio Calabria, chi di voi non proverebbe paura e rabbia per una centrale accanto che ti minaccia? Il petrolio sto finendo, no, ma che disgrazia. L'Italia dei magnaccia, cosa pensi che faccia? Promuove il nucleare mentre per rubare ulteriormente contemporaneamente si vende l'acqua. Sì, possiamo impedirlo, l'acqua non si vendeva
voglio ribadirlo. Mi concede il presidente del consiglio, ma bene comune non cambia padrone come ha fatto Andrea Pirlo. Scrivo sì 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 sì, il 12 e 13, perché per questo c'è dell'altro, dovete crederci. Possiamo fare in modo che i politici debbano andare dai giudici quando commettono illeciti. Ma te lo dico come un amico, non c'è un politico ma uno dico di cui mi fido e mi fa schifo ogni partito. Io identifico il politico come nemico, ma adesso canto e grido, o siete il mito ad andare al voto per un buon motivo, e mi dico che mi tocca farlo a me perché non l'ho sentito in giro, l'ho letto solamente su qualche sito. Io al referendum mi arrivo, scrivo, io ci vado e voto quattro volte sì, vado e voto quattro volte sì, io non voto mai per i politici ma sarò lì 12 e 13, io ci vado e voto quattro volte sì, il giorno dopo esce il mio CD. Io non voto mai per i politici ma sarò lì 12 e 13, e scrivo sì 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 per dire la mia. Io non voto mai questa falsa democrazia, perché non c'è un partito, dico uno qualunque sia, che sia dalla mia ozia via garanzia. Ma stavolta andrò e già lo so che quando sto lì io barrerò la scheda quattro volte sul sì. Risco capita di rado un'occasione così, ricorda il 12 e domenica. Intanto vogliamo salutare il nostro VJ Pedro che sta a casa ad ascoltarci, almeno questo è presente, è presente. E la prossima la dedichiamo direttamente a te, perché sappiamo che ti piace la prossima giunta, e quindi questa te la manda VJ Moto con tanto affetto. Vai VJ, the big nose of the capital, VJ Moto in the room, fusel up, ok. C'è contro i fratelli una reazione, una coalizione, per salvare ancora sta nazione. Dimmi qual è stata l'illusione, la motivazione, perché ho votato sto coglione. C'è contro i fratelli una reazione, una coalizione, per salvare ancora sta nazione. Dimmi qual è stata l'illusione, la motivazione, perché ho votato sto coglione. Regione, certo non mi aspetto che qualcuno rappresenta al 100% ciò che l'elettore pensa, ma spero che sia in grado di opporre resistenza per la mia continuazione, per la mia sopravvivenza. Cerco un movimento che ristabilisca il clima, cerco la reazione per stoppare la pantomima. Ciuna dopo ciuna, rima dopo rima, brucia Babilonia quando brucio la mia cima. Sale la benzina, sale pure adrenalina, sale pure l'odio se la gente va in rovina. Tutto costa troppo dietro a ogni vetrina, e poi non mi sorprendo se ci scappa la rapina. Cerco tra i fratelli una reazione, una coalizione, per salvare ancora sta nazione. Dimmi qual è stata l'illusione, la motivazione, perché ho votato sto coglione. Cerco tra i fratelli una reazione, una coalizione. Intanto i nostri primi saluti vanno anche ad Andrea che ci sta ascoltando, quindi sia ad Andrea che tutti quelli che ci stanno ascoltare. Se bella vogliono Andrea, bella una richiesta, una canzone che vogliono ascoltare, noi non la mettiamo, no, non avete paura, chiedete a me, ora sono io in console VG Moto, chiedete, io l'originale. Si è aggiustato le sue televisioni, poi sugli immigrati sai già squinzagliato i cani, sempre alla sua destra e lecca culo di fini. Non so se c'entra un cazzo con i finti tortellini, ma sicuramente sai è uno dei primi che vorrei tenere lontano dai miei fratellini. Questo è ciò che penso, senti al 100%, per uno che con joint me vuole dentro, per uno che la mafia vuole sempre in aumento, per uno che me porta la guerra in giro per il mondo. Cerco tra i fratelli una reazione, una coalizione, per salvare ancora sta nazione. Dimmi qual è stata l'illusione, la motivazione, perché ho votato sto coglione. Cerco tra i fratelli una reazione, una coalizione, per salvare ancora sta nazione. Dimmi qual è stata l'illusione, la motivazione, perché ho votato sto coglione. A parte con la crisi, economia e recessione, a parte le pensioni, i condoni e l'inflazione, a parte il malcontento della mia popolazione, qua c'è tanta gente che se sta a morire di fame. Anche il suo elettore mo capisce che è un buffone, promise lavoro a un milione di persone, ma ogni giorno vedo ancora gente che rimane senza occupazione e senza un pezzo di pane.
cerco tra i fratelli una reazione, una coalizione, per salvare ancora sta nazione. Dimmi qual è stata l'illusione, la motivazione, perché hai votato sto coglione. Cerco tra i fratelli una reazione.